quanto riguarda l'investimento di fondi, ecco, spero che si possa essere continuata questa tradizione di collaborazione con gli enti superiori, regione e provincia, che si sono sempre dimostrati sensibili allo sforzo che sta facendo questa comunità per poter aggregare la propria gente. E questo appunto ha favorito il reperimento di risorse. Prego la parola al consigliere Cecilotto. Buonasera, assolutamente non ho tanto dolore, saluto comunque. Io voglio però tenermi al consultivo, perché un altro momento, come sempre, le divagazioni si possono fare io, perché sono un bilancio che sento anche mio, dunque non è che possa in qualche maniera, a parte l'avuto di non fatto, ma chiudo la parentesi. E l'unica anch'io deviazione che faccio è sulle iniziative culturali. E dico mai in un momento in cui ci sono grossi problemi, forse uscire la sera e stare insieme è, secondo me, motivo di vanto anche per dimenticare tutti i problemi. Poi ho visto che c'è anche qualche consigliere nuovo qui che sta seguendo, motivo in più insomma di incentivarmi perché vadano avanti, perché io penso che il trovarci, di stare assieme, diciamo, non ha prezzo proprio in questo momento, dunque 20-30 mila euro al comune non è che vanno a cambiare il bilancio comunale, poi sono fatti proprio per aggregare, dico, stare assieme con la prezza, per quanto mi riguarda, sempre d'accordo su questo. E ben vengono queste iniziative. Per quanto riguarda il consultivo, io non voglio fare domande, cose, c'è una domanda che mi faccio anche a me stesso, per adesso al di là della relazione fatta dalla, posso chiamarla assessora, sono per le pari opportunità, l'assessora Susanna, dico, che ci ha messo della verba positiva, ma anche perché io dico anche per ringraziare i nostri uffici, è un bilancio che sta in piedi, insomma, è un bilancio comune ancora che è in grado di non di piangere, di operare, poi può piacere o non piacere, ma il bilancio sta in piedi, si fanno iniziative e le cose vanno avanti. La mia un po' preoccupazione è da qui in poi. Perché ho visto dei numeri in bilancio, per esempio, gli 800.000 euro che abbiamo preso sull'ambiente sono stati incassati nel titolo quarto, che va a finanziare il titolo secondo, dunque sono incassi e pagamenti. Io penso che tra poco dovremmo avere sia la restituzione che fare anche le opere. E questo avrà un grosso riflesso sul patto di stabilità, proprio perché abbiamo utilizzato il titolo quarto che va, che è li abbiamo incassati e poi andiamo adesso dobbiamo fare i pagamenti e diamo il titolo 2, mentre il titolo 1, 2 e 3 diciamo, è una cosa diversa che sono accertamenti. Questo dico così un consiglio spassionato da verificare bene perché ce lo troviamo domani in questa situazione. E sui 388 mila euro non è contato dormienti, le posso assicurare che quelli sono serviti per fare le fognature in via 100, al di là del contributo che aveva poi anche così ci ha impegnato e ho riuscito a portare da Roma l'onorevole Furcolin, ma abbiamo fatto sia via Cento che anche via Obertan, via Finzi, dunque erano dormienti, ma io dico noi prima, adesso dico non lo sapevamo andare, se non li abbiamo utilizzati, oggi sono là, io dico però che sono da spendere, perché 388 mila euro di 7 anni fa si facevano delle opere, oggi a distanza di 10 anni forse ne facciamo di meno. E non so se c'è un danno erariale poi su questo, ma non voglio dire, però dico se i soldi ci sono, io dico insomma è una cosa normalissima che 500.000 euro 10 anni fa facevamo X e oggi ne facciamo molto meno a prescindere dalla crisi, perché poi non dobbiamo giocare sulla crisi, non siamo in pubblico, dobbiamo garantire anche certe cose, non dobbiamo stare lì a prendere per il collo nessuno, dunque dico questi sono assieme agli altri e se si possono utilizzare quanto prima. E sugli 800.000 euro, 799, 200 seduti a bilancio, dico 800 perché insomma conoscendo un po', insomma l'ho anche seguito per bene questo finanziamento, dico a mio avviso stiamo un po' attenti tutti perché ci ritroviamo domani, così si incidono sul patto di stabilità, non ripetere, se abbiamo riscossi sul titolo quarto, siamo obbligati ad andare al titolo secondo per i pagamenti, è un obbligo, dunque lì insomma non sono pochi perché hai le opere da fare e più anche la restituzione. Non è critica, solo una, se sei consultivo, e vorrei appunto sul consultivo dire questo, al di là di dire opere fate bene, fate male, questo secondo me
poi nel merito dell'aumento IMU, guardato perché mi ero già espresso, e poi anche su questo ho preso da persona da rottamare nello Stato, da un'amica assessora Susanna, ma dico che personalmente prendo atto, ma visto che quella volta mi ha detto, io poi dico che rottamare va anche bene, perché se è nella vita e anche in politica, dunque su questo ben venga, rottamare mettere assieme i pezzi, insomma, dunque, ma è anche giusto. Però dico che insomma alla resa dei conti li abbiamo tutti qua, perché abbiamo concorrono il 121 dell'avanzo più anche i 106 che abbiamo accantonato, perché insomma quello l'avanzo anche quello, poi sono là, sono fermi là, ma se poi si incassano i soldi, questo è concorso. Una cosa che dico, poi visto anche il personale, noi per obbligo abbiamo rispettato la diminuzione rispetto all'anno prima, però qua chiedo, perché ho visto ultimamente la Corte dei Conti su questo chiede, se teniamo conto anche del personale delle partecipate. Secondo me non è una cosa da nulla, non è una cosa da nulla. Noi abbiamo la TVO, abbiamo Anisea, abbiamo ANSI, e in quota parte, io ho visto qualche relazione su qualche comune, la Corte dei Conti su questo sa un po', adesso per carità, io l'ho seguito il bilancio anche fino all'altro giorno, so che era così, però anche questa, come diciamo campanello d'allarme, penso che si debba tenere in considerazione. Poi ho visto che noi abbiamo superato la possibilità di andare a tesi da contratti, perché siamo sotto la soglia sull'indebitamento del 6,73 e per legge sotto il 6, questo è un blocco, purtroppo non possiamo non tenerne conto. E poi un'altra cosa che mi preoccupa sui residui, non ho sentito parlare di residui, però tra attivi e passivi noi abbiamo detta, è vero che abbiamo cassa, ma la cassa non serve solo eventualmente per pagare 1,8 milioni di differenza tra debiti attivi e passivi. Io dico i residui su questo, anche qui dobbiamo un po', a mio avviso, tenere conto, perché anche sugli accertamenti qui c'è Equitalia, qua non voglio fare polemica, andiamo via, noi abbiamo Equitalia che abbiamo messo a bordo una serie di dati, in particolare 330.701 sull'ICI, 305.000 su violazioni del codice della strada e 86.949 su proventi del 2020, per un totale di 623.000 euro. Io su questo andrei a fare verifiche, perché non è una cosa da niente da portare, però sono accertati ma sono esigibili. Poi io ho visto qua, metto qua un altro documento, ma ho visto qua su Italia Oggi ruoli rottamati senza controllo. Questo mi dà un po' da pensare, perché Equitalia e noi 600, perché se poi noi facciamo 670 più 1,8, voi capite che è inutile, voi capite che siamo bravi, e questo insomma c'è quella differenza tra residui attivi e passivi, e poi gli accertamenti che sono lì, alla fine, e non vorrei fare il discorso di ICI, perché c'era un altro consigliere, diciamo, su questo, e non voglio dire niente, però dico anche qua, una lampadina che deve stare accesa, proprio non dico tanto fino ad oggi, ma insomma il comune deve continuare a lavorare, a dare servizi, cioè questo secondo me ha un riflesso molto a poco, insomma è da monitorare molto a poco. E dopo un'altra cosa che ho visto era sul crediti per diciamo 2.675.621 che ho visto a pagina, diciamo, 32 delle regioni dei conti, che è un rendiconto di una nota separata. Però non so se è una nota, ma non sono, diciamo, nel dettaglio. Riguarda il rapporto delle partecipate, con le partecipate? Non ho visto il dettaglio, ho visto solo la relazione su questo. E poi ho anche visto che questi, e qua posso anche capire, perché poi mi sono anche utile, diciamo che sono, diciamo che le usure e servizi stanno e questi qua, diciamo, non figura nel bilancio finanziario sul credito, ma è stato inserito nello stato patrimoniale del conto economico. Di cosa? I 2.675.000 sono un conto economico del bilancio finanziario. Cioè io ho capito che se vado a fare la differenza tra 2.9 e 2.6 sono invece 36.000 euro che poi trovo come utile quel conto là. Vabbè, questo l'ho visto, non so, anche si può fare diversamente. E però dico che se è asseverata c'è anche una legge in cui mi dai anche il dettaglio di queste opere. La legge, ho visto anche qui l'articolo,
reciprocamente le società partecipate. La presente nota, assoderata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e fornisce indicazioni per caso comune le province adottano senza indugio comunque. Qui mi è stato dato un dato, come è stato detto, siccome si arriva a questo punto. Grazie per l'intervento molto tecnico, l'assessore Susanna. Sì, infatti devo dire che complimenti perché hanno toccato degli aspetti molto tecnici. Allora, per quanto riguarda l'incasso al titolo quarto e lo stesso titolo secondo, questa sappiamo bene che è una procedura che è seguita da quasi tutti gli enti, è una cosa che va monitorata, una cosa che va controllata, il suo appunto è corretto ed è una cosa su cui abbiamo già richiamato l'attenzione degli uffici e ci stiamo valutando la situazione. Per quanto riguarda il personale delle partecipate, allora qua è un problema un po' ampio, nel senso che ci sono delle indicazioni della Corte dei Conti su come contabilizzare. Sì, a Jesolo l'hanno tentato, però poi non l'hanno più fatto. E così è stato fatto su tutti i comuni. E è una cosa che mi riguarda, perché come revisore ho affrontato anch'io questo problema. Quasi tutti non hanno considerato il personale delle partecipate, il costo delle partecipate. Primo perché allora bisognava fare un lavoro retroso e considerarlo anche negli anni precedenti, quindi ricostruire il dato in maniera puntuale. Il secondo motivo è che le indicazioni date dalla Corte dei Conti su questo punto non sono chiare e quindi si è in attesa di indicazioni più precise da parte della Corte dei Conti a cui poi attenersi, quindi non è una cosa che riguarda il comune così, è una cosa che riguarda tutti i comuni perché appunto le indicazioni sono abbastanza nebulose. Per quanto... No, no, ho capito. Infatti anche la mia non è una critica. Poi io non ho mai detto che lei è da rottamare, ho detto che è un modo di fare politica da rottamare, visto che ce lo diciamo in ogni consiglio. Per quanto riguarda il riaccertamento dei residui, anche qua l'appunto è preciso ed è una cosa su cui io da quando ho iniziato il mandato qua ho richiamato appunto gli uffici, non li ho richiamati in senso negativo, li ho richiamati dicendo diamo un'occhiata a questi residui, riaccertiamolo, facciamo un bel lavoro, perché trovare dei residui che poi in realtà non sono supportati da un titolo ci porta a dei disavanzi mostruosi che non siamo in grado di supportare. Quindi un lavoro è già stato fatto di riaccertamento dei residui. Devo dire che c'è un supporto, cioè, sono tutte entrate accertate, soprattutto le entrate, e quindi sono supportate da dei titoli. È chiaro che anche quest'anno valuteremo di farlo in maniera puntuale e precisa, perché come ha detto lei, e io riconosco questa considerazione che ha fatto, è un aspetto da valutare molto bene. Ciò nonostante, ripeto, il riaccertamento è stato fatto in maniera corretta e a questo ha partecipato anche il revisore, però penso il revisore precedente e quindi insomma è una cosa che viene monitorata anche perché sappiamo che tutte le disgrazie dei comuni sono nei residui, quindi non è una cosa nuova questa. Per quanto riguarda poi i crediti, si tratta di finanziamenti soci, quindi sono correttamente imputati a stato patrimoniale come è stato fatto e che riguardano i rapporti appunto debito credito che sono stati poi asseverati dal revisore. Anche qui mi permetto di dirle che non è proprio come ha detto lei, cioè nel senso che la nota asseverata è corretta come l'ha fatta la revisore, che poi questo sia supportato da materiale diverso che penso sia a disposizione, questo è un altro discorso, cioè esiste una corrispondenza tra società partecipate ed ente locale dove viene data contezza di questi risultati e dove viene spiegato bene il rapporto tra il debito credito. Quindi poi le faccio presente che essendoci un'asseverazione da parte del revisore, cioè io sfido qualunque revisore ad asseverare una cosa che non ha controllato. Adesso mi sembrava che la signora, che la dottoressa che ho visto prima, mi sono una persona sana di mente, quindi credo che non vada assolutamente ad asseverare una cosa che non è supportata da documentazione. Grazie assessore Susanna. Ha chiesto la parola il vice sindaco, l'assessore Maschino. Sì, buonasera. Scusate la voce. Volevo dire che la querela sulle testimonianze
verità, riprendo di nuovo la discussione di prima, scusatemi ma è necessario, la querela appunto comincia a diventare un po' stucchevole, quindi volevo precisare alcuni punti essenziali per tentare di capire il problema e tentare di capire che sia la volta buona che vengono considerate nella giusta immagine le cose che abbiamo fatto, nel senso che tutto quello che è stato organizzato non si può chiamare festeggiamenti, feste di piazza e basta, sono anche occasioni culturali, tradizionali o quant'altro. Adesso io vi faccio, scusatemi, perdiamo un minuto, ma vi faccio un breve elenco delle attività culturali del 2012 organizzate dal comune con associazioni oppure anche solo patrocinate, ma teniamo presente che a volte il patrocinio corrisponde a delle spese che sono comprese naturalmente nel capitolo innanzi detto e contestato. Se poi magari, beh, è contestato perché troppe festività, quindi io le comprendo tutte. Se magari poi mi date l'indicazione di quali sono da annullare, io avvertirò i referenti e vediamo. Perché secondo me sono da integrare più che annullare. Allora nel 2012, per dirne alcune, abbiamo festeggiato, organizzato con l'Istituto Comprensivo il giorno della memoria, il giorno del ricordo. Poi c'è stato il consueto teatro domenicale per i bambini, col teatro dei pazzi, i corsi di lingua per il periodo 2012-2013, naturalmente questi si compensano, è una specie di partito di giro perché vengono pagati dai ricorrenti. C'è stata la collaborazione per il premio letterario di poesia di Natale di Lisa D'Avanzo, il premio letterario infanzia e ricerca rivolto agli studenti e scuole secondarie di primo grado in tutta Italia, poi le manifestazioni ricorrenti, quali sono? Alcune di queste sono quelle contestate: San Valentino, il Carnevale, la sfilata di Carriere dei Gorci, San Martino, il 7 agosto e la Notte da Lupi. Poi abbiamo fatto anche, in occasione delle festività natalizie, una serie di manifestazioni, alcune nelle chiese locali, la Corale Parrocchiale di San Donato, il Corale Parrocchiale di Croce di Mille Perti, anche queste hanno avuto un contributo per l'organizzazione. C'è stato il concorso di Natale che vorrei, questo fa parte delle cose contestate, però vorrei vedere le facce dei ragazzi che hanno partecipato in maniera splendida tramite le scuole per questo concorso. C'è stato il mercatino dei bambini e poi c'è stata anche la tombola di Natale, per l'amor di Dio, non è un'occasione culturale, però è un'occasione di incontro anche fra le persone e hanno partecipato volentieri. La festa del pane e vino, naturalmente concerto principale, quello importante, è stato il concerto gospel qui nella chiesa parrocchiale che ha riscosso un successo non buono, strepitoso naturalmente. Abbiamo collaborato per il 7° concorso internazionale Musica Insieme con la nostra scuola Monteverdi, ormai famosa in tutto il mondo, tra parentesi pochi giorni fa abbiamo premiato Gloria Campaner che è ormai un astro mondiale. Abbiamo poi organizzato, sempre in questo capitolo, anche se per i commercianti, Moda sotto le stelle, che però è un'immagine importante per le attività produttive del comune, per Musile Estate ci sono state una serie di animazioni, cinema all'aperto per i ragazzi, rappresentazioni teatrali con il Teatro dei Pazzi, concerti musicali con la Scuola Comunale di Musica Monteverdi ancora, il teatro per i bambini con il gruppo Alcuni, il meraviglioso concerto evento Piave Blues che io voglio fortemente riproporre, anche se non, l'anno scorso, lo ammetto, non ha avuto un successo strepitoso, però è stato meraviglioso, cioè musica di alta qualità, la cultura a volte esige anche delle perdite per acquistare dignità e dare informazione e conoscenza alle persone. Detto tutto questo, questa è una serie di cose, magari ho dimenticato qualcosa, teniamo presente che dal totale delle cifre che lei ha, consigliere Pilotto e anche consigliere Cassarà, noi abbiamo avuto un contributo di 13.000 euro dalla provincia e di 12.500 euro dalla regione, entrambe soddisfattissime del livello dei progetti presentati e naturalmente tengo a precisare che siamo stati non fra tutti i comuni che hanno avuto a pioggia un importo, ma solo quelli che hanno presentato le attività migliori. E quindi è un titolo d'onore per noi.
teniamo presente quindi che questi importi vanno a ridurre la cifra che viene contestata, il toto, direi. Detto questo, cosa posso dire? Se voi mi date indicazione, ci date indicazione di quali sono le cose superflue e che creano festività così che sembrano soldi buttati all'aria, noi teniamo presente e faremo le opportune verifiche anche con gli interessati. Grazie. Vorrei, scusate, non alimentare solo la polemica sulle festività del Comune di Musile. Vorrei non suggerimenti per il nuovo bilancio che dovrà essere preparato, ma commenti sull'ordine del giorno che stiamo discutendo, sul quale stiamo abbondantemente da tempo dibattendo, quindi concentratevi su quello, altrimenti non vorrei vedermi costretto a togliere la parola al consigliere. Alla parola il consigliere Castrato. No, allora chiudo perché... Allora chiudo perché non vorrei entrare in polemica, perché la mia di prima era soltanto per dire meno feste per risparmiare, per darle, per investire in qualche maniera. Questo è il concetto che avevamo spiegato. Però mi permetta, assessore, se io ho fatto per molti anni il presidente della Provocchio, sono stato uno dei soci fondatori assieme a altri, però la qualità delle manifestazioni che tanto plasmano in questo momento, ad esempio il San Valentino, era molto diverso da quello che viene programmato in questi ultimi anni, perché prima aveva un aspetto di rievoca del Novecento, come chiama il San Martino. Attualmente il San Martino non rievoca appunto la storia del recente passato. Grazie consigliere. Altri non chiedono la parola? Chiedo scusa. Scusate, la parola al consigliere Camioto. Io non ho contestato tutte le manifestazioni culturali che sono state fatte. Ho fatto due dettagli di spese che secondo me sono state nel complesso del bilancio comunale hanno lavato in maniera, non dico per l'importo dato, ma per il periodo, secondo me, potevano essere evitate, tant'è che sono stati comunque dati dei contributi regionali e provinciali per quelle manifestazioni. Quindi sono stati aumentati i soldi dal comune assieme ai contributi regionali. Quindi poteva essere ridotta la festa e non aumentata l'importo della manifestazione. E ho detto quali erano, l'ho detto ancora a suo tempo. Sono stati spesi 30.000 euro, se no 36.000 euro, per le sole festività dell'estate. Io non ho mai criticato né San Valentino, né San Martino, né tantomeno lo scambio di capoli storicamente che viene fatto. Io ho detto solamente che sono state fatte da due determine che avevo preso sul tempo, sono stati spesi oltre 20.000 euro per, lo ricordavo prima, anche per il concerto, mi sembra, nel complesso di due manifestazioni, più di 5.000 euro che secondo mio modo di vedere sul Natale, 30, mi sembra, se non mi ricordo, vado a memoria, 20 più... Questo ho criticato, non è che sto qui a criticare tutte le manifestazioni culturali, e ben vengano le manifestazioni culturali che portano anche a modiche spese culture in questo comune. Mi fa piacere che abbia ricordato tanto Vice Sindaco Maschietto, perché magari non si è festeggiato in tempi o si è festeggiato parzialmente senza le debite istituzioni il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Vorrei ricordarlo, tanto per dirne una, per chi senza le istituzioni, ho detto senza le istituzioni presenti, non abbiamo festeggiato, ho detto senza le istituzioni, l'istituzione per eccellenza del popolo. Grazie consigliere. Sull'immagine sicuramente. Grazie consigliere. Vorrei, abbiamo dibattuto a sufficienza, abbiamo chiarito molti punti tecnici, altri meno tecnici. Vorrei passare la parola ai capigruppo per le loro dichiarazioni di voto. Io, il sindaco. Prima delle dichiarazioni di voto, volevo fare un elogio particolare all'assessore Susanna. Io siedo qua nei banchi del Consiglio Comunale dal 93 da 20 anni.
e non ho mai visto, adesso non perché sia il nostro assessore e il mio assessore quindi al bilancio, ma non ho mai visto in consiglio comunale una presentazione così puntuale e così precisa, con delle slide, quindi con una competenza, una professionalità tale da rendere esaustivo il dibattito, ma soprattutto renderlo chiaro anche a chi ci ha visto e ci ha ascoltato in termini di pubblico. Molto spesso la relazione è fatta su dati che l'assessore, il proponente ovviamente ha in mano, ma difficilmente si concretizzano poi in una risposta o comunque in una chiarezza che abbia appunto dei risultati importanti per chi ci ascolta e per i cittadini tutti. L'esposizione tramite slide in questo modo ha dato veramente lustro e spessore alla presentazione del bilancio, per questo io ringrazio l'assessore veramente per questo modo anche innovativo di presentare alla cittadinanza quelli che sono i dati del nostro bilancio. E tutto il consiglio assessore, cioè quanto già detto dal sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto, chi vuole partire? Capogruppo della maggioranza? Prego, consigliere De Confo. Allora, il rendiconto di gestione sottoposto all'approvazione di questo consiglio, così come illustrato dall'assessore Susanna e dal revisore unico dei conti, dottoressa Romina Bressan, perché e per il giro ringraziamo e auguriamo un buon lavoro, visto che se n'è andata prima che potessimo salutarla. Dicevo, il rendiconto è corretto sotto tutti i punti di vista, rispettando sia le norme del TUEL sia il regolamento di contabilità. L'avanzo di amministrazione ottenuto inoltre dimostra che le risorse sono state gestite in modo ottimale e che nel corso del 2012 l'ente è stato in grado di garantire i servizi ai cittadini, rispettando quanto previsto dal bilancio di previsione. Per i motivi su esposti si esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2012. Grazie consigliere Da Gonfo, alla parola il capogruppo Carpelletto. Grazie Presidente, ecco, sulla base di quanto si è discusso eccetera, devo in qualche modo portare avanti la nostra soddisfazione perché il bilancio che avevamo stabilito in fase di previsione, ecco, per questo anno finanziario ha tenuto nelle linee che avevamo previsto, nonostante alcune correzioni che poi si sono dovute fare in itinere, diciamo. È un bilancio che è stato costruito scrupolosamente, senza far mancare ai cittadini quella presenza che l'amministrazione deve avere in tutti gli aspetti, sia socio-assistenziale, socio-culturale, tecnico e così di edificazione. Un bilancio che è stato presentato che ho seguito con grande attenzione, presentato veramente con soddisfazione dall'assessore, che ringrazio, e che ci ha dato l'occasione di conoscere la dottoressa Bersan, la nostra revisione dei conti. Quindi una serata anche che fa sintesi di un lavoro che è partito da lontano e che si è svolto a cavallo di due amministrazioni che hanno saputo portare in continuità gli aspetti qualificanti di un progetto iniziale che ora si conclude. Spiace però aggiungere a questa presentazione anche il rammarico che in itinere l'amministrazione attuale sia dovuta ricorrere a gravare sulla tassazione appunto di IMU sulla nostra cittadinanza, peggiorando la situazione appunto economica delle nostre famiglie, delle nostre imprese. Ecco, per questo aspetto esprimiamo astensione alla votazione di questo. Grazie consigliere Carpenedo. Consigliere Biancon, come capogruppo. Mi astengo. Consigliere Capiotto, per il suo gruppo. Sì, noi abbiamo in parte già espresso il nostro voto nell'assestamento a novembre e non può essere, però se non avessimo partecipato alla votazione. Ovviamente c'eravamo, io personalmente non sarei consigliere Cassar, si era astenuto nel bilancio di previsione, ma con l'impianto portato dalla manovra sull'IMU e da altre scelte che questa amministrazione ha fatto nel corso dell'anno, il voto del nostro gruppo è contrario al bilancio di consuntivo 2012. Grazie consigliere Capiotto, passo quindi alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Riuscite a contare?
Grazie. Astenuti? 3. Contrari? 2. L'ordine del giorno è approvato. Votiamo cortesemente l'immediata eseguibilità del provvedimento. Per alzata di mano chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 5 astenuti, nessun contrario, resta favorevole, c'è anche l'immediata eseguibilità. Bene, licenziato il punto numero 4 all'ordine del giorno, passiamo al numero 5, al punto 5 all'ordine del giorno, modifica al regolamento per la disciplina di attività socio-assistenziali organizzate dal Comune e l'utilizzo di indicatori della situazione economica nelle procedure di accesso. Bene, facciamo leggere al Presidente Turchetto il verbale della riunione della terza commissione. Grazie Consigliere Turchetto. Grazie Presidente, buonasera. In data 11 aprile 2013 alle ore 18 si è riunita la terza commissione consigliare che ha esaminato il punto dell'ordine del giorno predetto dal Presidente. E durante il dibattito la Commissione ha proposto che, in relazione all'articolo 3, il termine modifica venisse sostituito con il termine integrazione. Il Presidente e l'Assessore Tamai si sono riservati di sentire gli uffici in relazione a tale richiesta. La votazione è stata favorevole da parte dei seguenti componenti: Vice Sindaco Maschietto, Assessore Tamai, Consigliere Turchetto, Consigliere Carpenedo, Consigliere Cassarà. Astenuto il Consigliere Bianconi. Si precisa che a seguito di verifica gli uffici hanno dato parere favorevole alla suddetta richiesta della Commissione. Grazie. Grazie Presidente Turchetto. Se illustra il provvedimento l'Assessore Tamai. Sì, noi non andiamo a intoccare quello che è il nostro regolamento, andiamo solo a integrare dei passaggi in modo che siano più chiari, anche perché il nostro regolamento è stato fatto da poco, è stato fatto con la precedente amministrazione e posso dire che grazie anche al lavoro svolto dalla precedente amministrazione abbiamo dato uno strumento ai nostri uffici che è veramente molto valido. Oggi andiamo semplicemente a toccare l'articolo 3 che è l'indicatore della situazione economica. Vi leggo la parte precedente e poi quella che aggiungiamo. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 2, combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo quanto previsto dal disegno di legge. Salva l'applicazione dei criteri integrativi ove previsti dal presente regolamento. Qualora l'individuo appartenga a un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza di quella tabella di cui è legata. Noi integriamo questo punto dicendo, inoltre, nel valutare le necessità di sostegno in favore di nuclei familiari con minori, si terrà conto anche dell'eventuale presenza e relativi redditi di genitori non conviventi, anche naturali, che abbiano riconosciuto il minore stesso. Questo naturalmente va a favorire quella che è la richiesta di documentazione, perché ci possono essere delle famiglie, oggi sappiamo benissimo che magari non provengono assieme, però il figlio è riconosciuto e presenta il reddito solo la madre. In questo caso diamo la possibilità agli uffici di chiedere il reddito anche di chi riconosce il minore. Per quello che riguarda l'articolo 3. Per quanto che riguarda l'articolo 23, andiamo invece a modificare, a integrare, questa è una modifica secondo me, perché si va a parlare del recupero dei crediti. Sull'articolo 23 si parla della forma del recupero, esisteva che si poteva chiedere al massimo una rateizzazione di 12 mesi. Noi abbiamo modificato mettendo che a specificare a motivata domanda per i debiti nei confronti dei comuni di natura socio-assistenziale
possono essere concesse dilazioni e radiazioni dei pagamenti fino a una durata massima di 24 mesi. Quindi in questo momento di crisi, in questo momento dove le persone sono più in difficoltà e magari hanno dei debiti comuni e devono restituire, abbiamo pensato di portare dai 12 mesi di rateizzazione ai 24. Questo sono i due punti che abbiamo operato. Grazie. Grazie Assessore Tamai. Ci sono osservazioni? Qualcuno chiede la parola? Consigliere Carpenedo. Grazie. Sì, l'abbiamo discusso anche in commissione consigliare. Queste due integrazioni al regolamento credo siano modifiche, ma riteniamo che siano integrazioni, sono appropriate credo. Ecco, siano proprio due espressioni di equità sociale per quanto riguarda l'articolo 3, perché effettivamente si possono presentare situazioni in cui minori sono sostenuti anche esternamente al nucleo familiare. E per quanto riguarda l'articolo successivo, poiché la situazione che stiamo vivendo attualmente chiede un'attenzione particolare a chi ha debiti nei confronti dell'amministrazione comunale, per cui in sede di commissione ho approvato con soddisfazione queste integrazioni per completare un lavoro avviato un tempo dietro. Grazie consigliere. Altre osservazioni? Commenti? Bene, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Secondo quanto concordato con il segretario, voteremo contestualmente il testo con la variazione del titolo da modifica al regolamento ad integrazione al regolamento. Premo un'unica votazione per semplicità. Bene. Consigliere Da Gonfo per il suo gruppo. In questo periodo in cui molte famiglie sono aumentate le difficoltà finanziarie, giudichiamo particolarmente utile la possibilità di allungare i tempi per i pagamenti relativi al recupero dei crediti. Esprimiamo pertanto parere favorevole alla modifica del regolamento. Parere favorevole? Ok. Capogruppo Carpenedo? Per quanto riguarda la lista Carpenedo, annuncio il parere favorevole alla modifica dei due articoli citati. Grazie. Biancon, consigliere Carpenedo. Parere favorevole anche per noi. Molto bene. Prego, consigliere Gagliotto, per il suo gruppo. Sì, non è una divisione del gruppo, ma io personalmente a questo provvedimento mi astengo perché l'impianto dell'allora regolamento che è stato approvato con la delibera del Consiglio del numero 20 del 2009, il gruppo in cui appartenevo aveva votato contro all'impianto del regolamento. Quindi il mio voto personale di astensione per quanto riguarda non tanto la modifica del regolamento, ma perché comunque va a modificare un regolamento che non ho approvato all'epoca e quindi non voglio entrare in mezzo sulle modifiche. E il consigliere Cassarani invece in commissione ha partecipato e ha di fatto verificato solo quello che era la modifica dell'articolo singolo, lui aveva votato mi sembra dalla commissione l'approvazione di quell'articolo, pertanto non si tratta di rivotare tutta la struttura ma solo la modifica dell'articolo, quindi non è una divisione del gruppo ma semplicemente un prendere atto di questa necessità purtroppo che bisogna fare subito. Ok, passiamo quindi alla votazione. Chi è favorevole per alzata di mano? Favorevole all'approvazione del quinto punto all'ordine del giorno che si intitola con la trasformazione da modifica integrazione al regolamento per la disciplina di attività socioassistenziali, eccetera. Bene, quindi il segretario ha preso nota, ha contato. Qui esatto, astenuti 1, contrari nessuno, provvedimento passa. Fatemi controllare mediante eseguibilità. Non c'è mediante eseguibilità. Licenziato anche il provvedimento numero 5. Passiamo ora al provvedimento numero 6.
6, all'ordine del giorno numero 6, modifiche al regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, relazione sul risultati della prima commissione, presidente Simone. Sì, grazie. Sentita la necessità di ampliare l'elenco dei prodotti di vendita nelle aree di Croce, Capostille e Mille Perdiche, si integra all'attuale regolamento la somministrazione di prodotti ittici non cotti. La commissione è favorevole ad allargare per l'annualità la vendita di tali prodotti. La prima commissione esprime parere favorevole da parte di Susanna, da Gonfo e Signele, si astengono i consiglieri di Agone e Cassarà. Grazie Presidente della prima commissione, illustra il provvedimento all'assessore Susanna. Proponiamo all'approvazione di questo consiglio la modifica del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Sostanzialmente proponiamo di integrare la possibilità di vendita a Croce, Capostille e Mille Perdiche nelle aree pubbliche, aggiungendo alla tutela delle vetture di stagione i prodotti ittici non cotti. Con questa modifica, allora, nel periodo estivo, dal 15 giugno al 30 settembre, la vendita è possibile con frequenza giornaliera. Nel periodo invernale, invece, dal 1 ottobre al 14 giugno, proponiamo una frequenza di 3 volte alla settimana nei giorni di martedì, venerdì e sabato, quindi con l'affiancamento alla frutta e verdura dei prodotti ittici non cotti. Una parte di questa modifica è stata oggetto di modifica dopo la commissione, perché inizialmente era stata prevista la possibilità di vendere questi prodotti solo nel periodo estivo. Il consigliere Biancona ha evidenziato che questa possibilità doveva essere concessa anche nel periodo invernale, e in effetti era anche nostra intenzione, e quindi abbiamo accolto questa richiesta e inserito il periodo invernale. Non è possibile una frequenza giornaliera sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale, perché altrimenti diventerebbe un posteggio fisso e quindi non rientrerebbe in questo regolamento. Grazie all'assessore Susanna. Ci sono interventi? Non mi sembra ce ne siano, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto, iniziamo dal capogruppo D'Agonfo. Sì. La modifica del regolamento offre la possibilità di ampliare l'offerta di prodotti freschi, che va senz'altro a vantaggio dei cittadini, in particolare delle frazioni, oltre che offrire nuove opportunità commerciali di lavoro. Pertanto esprimo un parere favorevole. Grazie, capogruppo Cappellino. Grazie. Affiancare a prodotti stagione, tipo i gruppi locali eccetera, anche il pesce fresco, poi che sia un po' una scelta, quindi fresco. Grazie capogruppo Biancon. Parere favorevole. Grazie capogruppo Capiotto. Favorevole. Bene, tutti favorevoli, passiamo comunque alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Intero consiglio favorevole, nessuno astenuto, nessun contrario. Il provvedimento passa. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessun contrario, nessuna astenuto, anche per immediata eseguibilità. Stiamo recuperando sul tempo, licenziato anche il regolamento numero 6, il punto numero 6, passiamo al punto numero 7, modifiche al regolamento comunale cimiteriale. Anche questo è passato in prima commissione, quindi il presidente Simiele, se ci illustra i risultati del. A fronte di richieste da parte dei cittadini, si è sentita la necessità di consentire maggiore possibilità di personalizzazione, oltre che l'incisione delle lapidi, nel rispetto di quanto già stabilito dall'attuale regolamento. Si estende la possibilità di apporre fino a 3 elementi. L'incisione in genere comporta il rimborso a favore del comune delle spese per la sostituzione della lapide. La commissione esprime parere favorevole.
indicato, però abbiamo dovuto affrontare questa diciamo, problematica, che non è una problematica ma una necessità che ci arriva da più parti, appunto come si è letto nel verbale della commissione. In pratica si estende la possibilità di personalizzare, oltre all'incisione nelle lapidi nel rispetto di quanto già stabilito circa le dimensioni, i caratteri e delle scritte, gli arredi nonché la loro collocazione, estendiamo praticamente con questa nuova modifica del regolamento, praticamente oltre al vaso portafiori, portafoto, alla lampada votiva, alla scritta nome, cognome, data di nascita, di morte, è consentito apporre i seguenti oggetti: piccola targa di dimensioni 15x10 con scritta del tipo "i tuoi cari ti ricorderemo sempre per le memorie" o simili, una scritta composta con lettere di dimensioni sempre 15x10 del tipo "di cui è precedente punto" e, terzo, minuscola decorazione incollata sulle lapide. Quindi vi è la possibilità di allargare la personalizzazione a queste tre possibilità appunto decorative. Ovviamente nell'ipotesi di loculi contenenti resti mortali di più defunti, e qua mi riferisco alle urne cinerarie che possono essere inserite all'interno del loculo fino al massimo di tre urne, consentito appunto dalla legge regionale, nel caso appunto di resti mortali di più defunti è consentito aggiungere agli oggetti sopra descritti, compatibilmente ovviamente con le dimensioni della lapide, una foto e le date di nascita e di morte di ciascun defunto rispetto all'urna cinerale, appunto per queste tre persone, se i parenti vogliono inserirlo. E ovviamente l'incisione, abbiamo messo anche questa novità, ma a questo punto, che ci viene ovviamente segnalato poi dagli uffici, l'incisione di qualsiasi genere comporta il rimborso a favore del comune delle spese per la sostituzione della lapide, in quanto molte volte i parenti o comunque i familiari, utilizzando la lapide che hanno in concessione, provvedono a queste decorazioni, a queste scritte con l'incisione sulla lapide. L'incisione appunto nella fase di restituzione della lapide stessa al comune, trattandosi di concessione, diventa non riutilizzabile proprio per effetto di questi fori che vengono prodotti per inserire questi dati, questi nomi, eccetera. Per cui la novità è anche che l'incisione di qualsiasi genere comporta il rimborso a favore del comune delle spese per la sostituzione della lapide, da quantificarsi annualmente con apposito provvedimento dell'ufficio competente. Detto importo, qua abbiamo diversificato, deve essere versato dal concessionario al momento della stipula dell'atto di concessione del loculo, contestualmente al pagamento del canone, qui stiamo parlando dei nuovi defunti ovviamente. Se parliamo di una lapide che invece viene restituita al termine della concessione, e quindi oggi in essere per capirci, limitatamente, infatti l'ultimo capoverso della delibera cita limitatamente le lapidi già poste in opera, per le quali risultano realizzate incisioni, ovvero